Mercoledì 9 agosto, buongiorno e bentrovati come sempre insieme. Anche oggi racconteremo i fatti di queste ultime ore, ma prima di iniziare ovviamente il buongiorno arriva anche a te Giovanni. Buongiorno Antonello, buongiorno a tutte voi e a tutti voi. Mi stavo guardando i giornali perché mi piaceva molto questo periodo centrale di questa estate. Giovanni, parliamo ovviamente con molta tranquillità e lo facciamo di febbre del Nilo, perché nelle scorse ore ho ricovero in particolare a Foggia di un 41enne. Iniziamo da questa notizia perché tra pochissimo dobbiamo parlare anche di un'ordinanza che è stata appunto emanata da un altro sindaco, dal sindaco di Barletta. Iniziamo così. Un 41enne con la cosiddetta febbre del Nilo, malattia provocata dal virus West Nile, è ricoverato dal 31 luglio nel reparto di malattie infettive del Policlinico di Foggia. Le sue condizioni sono stazionarie. Il 41enne ha avuto un primo accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Cerignola con febbre, malessere generale, vomito e rash cutaneo ed è stato poi ricoverato nel reparto di malattie infettive a Foggia quando è peggiorata la sintomatologia a livello neurologico, ovvero torpore, stato confusionale e sonnolenza. Spiega il professore Sergio Locaputo, che segue la vicenda, le sue condizioni sono stabili e in lieve miglioramento. Il virus, aggiunge, si trasmette solo attraverso punture di zanzara infetta e non è trasmissibile da uomo anche infetto ad altro uomo. L'unica forma di prevenzione è combattere il vettore, dunque con misure di disinfestazione ambientale. Nell'80% dei casi chi viene punto da una zanzara infetta non manifesta sintomi, dunque completamente asintomatico. Solo l'1% può manifestare sintomi neurologici e sviluppare un'encefalite e decesso in percentuale quasi inesistente, sono riferibili a persone anziane e con patologie pregresse o in condizioni di immunodepressione. Un focolaio di insetti positivi, lo ricordiamo, era stato individuato nei mesi scorsi nella zona a nord di Barletta. Trattamenti più intensi contro le larve e pulizia dei tombini sono alcuni dei provvedimenti urgenti adottati dal sindaco di Barletta Cosimo Cannito, che ha firmato un'ordinanza per contrastare la diffusione del West Nile virus, riscontrato in un pool di insetti catturati in città. L'ordinanza si rivolge anche ai cittadini, che dovranno evitare sia l'abbandono dei contenitori nei quali possa depositarsi acqua piovana, sia la raccolta d'acqua stagnante, anche se temporanea. È inoltre consigliato di trattare l'acqua di tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata con prodotti larvicidi o in alternativa a chiuderli. Si suggerisce anche di innaffiare giardini e orti con l'annaffiatura diretta oppure con un innaffiatoio da svuotare dopo l'uso. E c'è un'ordinanza in particolare, un'ordinanza definita antizanzare contro il virus della febbre del Nilo, che è stata sottoscritta dal sindaco Cannito e il sindaco di Barletta. Non ci sono persone infettate, ha detto. Non ci sono persone infettate dal virus della febbre del Nilo. A parlare Cosimo Cannito, sindaco di Barletta, che tranquillizza la sua comunità circa l'allarme sollevatosi nelle scorse ore a seguito della rilevazione della presenza sul territorio di zanzare portatrici del virus della febbre del Nilo e la cui puntura ha contagiato un uomo di 41 anni nel vicino comune di Foggia, attualmente ricoverato in ospedale. Il primo cittadino di Barletta riferisce che il ritrovamento fa riferimento ad un pool di zanzare analizzate dal servizio veterinario durante periodici controlli. Analisi che hanno rilevato un dato non allarmante ma chiaro. In questo pool di Barletta ci sono zanzare portatrici, vettrici della febbre, del virus della febbre del Nilo, ma ad oggi non c'è una denuncia di malattia infettiva che faccia riferimento alla febbre del Nilo. Da qui la richiesta del sindaco di dotare il pronto soccorso degli strumenti utili a svolgere la ricerca anticorpale del virus della febbre del Nilo verso quei pazienti che manifestano sintomatologia associabile a tale quadro clinico. Sintomatologia molto simile ad un'infezione virale, ad un'infezione influenzale, febbre, mal di testa, dolori articolari, spossatezza, che è una sintomatologia abbastanza generica, non è specifica. Un quadro che non allarma dunque, ma per cui ci si prepara alla normale gestione sanitaria, anche tramite il rafforzamento delle attività di disinfestazione. Ho chiamato la nostra partecipata, le ho ordinato di fare questi cicli di disinfestazione molto più potenti ed inoltre ho fatto un'ordinanza invitando tutti quanti i cittadini ad intervenire anche all'interno della loro proprietà. Adesso invece Giovanni approfondiamo con la lettura dei quotidiani questa notizia in particolare, parleremo tra pochissimo ancora di sanità ma cambiando argomento. Sì, anche perché ci sono argomenti, ma intanto questa è una notizia che
anche messa e parametrata con quella di ieri che riguardava di più, riguardava meglio solo la Basilicata, riguardava qualche presenza di casi Covid, bene, il discorso della febbre del Nilo e quindi di questo elemento particolare che si sta verificando, c'è un'encefalite, un paziente ha un'encefalite, quindi ci vuole un piano anti-zanzare, lo dice Maria Chironna, la ricordate, epidemiologa ordinaria di igiene dell'Università di Bari, abbiamo riportato tante volte nel corso dei tristi anni del Covid i suoi pareri, ora ci dice questo è il primo caso quasi sicuramente autoctono registrato in Puglia quest'anno, l'ultimo risale a 10 anni fa in un uomo della stessa provincia, quindi la febbre del Nilo già 10 anni fa aveva colpito una persona proprio nella stessa zona. Diventa essenziale, dice la Chironna, sanificare tutte quelle aree umide che possono favorire lo sviluppo e la diffusione degli insetti. Insomma, un attimo di preoccupazione, è chiaro che viene fuori e si manifesta perché è una cosa, vi ricordate anche per esempio in altre situazioni, in altre circostanze, la famosa legionella e quindi anche quella fu una situazione che improvvisamente si manifestò e subito si fermò. Ma tornando alla febbre del Nilo, eccolo qui, Foggia, dopo il primo ricovero è psicosi da febbre del Nilo. Dal policlinico rassicurano, non c'è alcuna epidemia in atto e questo, voglio dire, è anche importante perché è una malattia provocata da un virus che è questo del West Nile virus, vale a dire del Nilo Ovest, un virus della famiglia di una famiglia di virus particolari isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare, più frequentemente del tipo Culex culex, le cui punture sono sicuramente il principale mezzo di trasmissione all'uomo. Insomma, anche questo è un argomento che sicuramente preoccupa un attimo, ma la situazione qui veramente è sotto controllo abbondantemente. Anche qui Maria Chironna, ordinaria di igiene dell'Università di Bari, dice nulla di fatale, ma gli anziani e i pazienti fragili possono essere a rischio. E proprio rispetto a questo discorso, per esempio, c'è chi ha avviato una raccolta, una pulizia straordinaria, come a Barletta, di caditoie, tombini e fontane pubbliche, indicazione anche per gli imprenditori agricoli, anche per iniziare a far fronte eventualmente con efficaci azioni preventive a questo fenomeno che ritengo debba essere estremamente circoscritto, ma bisogna prendere ovviamente tutte le misure utili per poter evitare e debellare il fenomeno stesso. Certo Giovanni, ancora la sanità, ma da un altro punto di vista, perché dopo l'impugnativa da parte del Ministero dell'Economia di una norma di bilancio del bilancio regionale della Basilicata che assegna somme extra budget in particolare alle strutture sanitarie, arriva anche la replica del governatore lucano Vito Bardi, ascoltiamo. Sulla sanità privata restano gli impegni presi, serve dialogo per risolvere il problema. Inizia così una nota a firma del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in merito all'impugnativa da parte del Ministero dell'Economia e del Bilancio che aveva impugnato gli articoli 10 e 25 del bilancio regionale perché considerati in contrasto con i principi dettati dall'articolo 117 della Costituzione. Nel dettaglio la norma oggetto di impugnativa prevedeva all'articolo 10 la volontà dell'ente di assegnare risorse aggiuntive per prestazioni extra budget rese da strutture private accreditate nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022. Da Viale Verrastro per la copertura finanziaria di questi oneri avevano destinato risorse stanziate sulla missione 13 programma 2 titolo 1 del bilancio di previsione finanziario del triennio 2023-2025. Per il Ministero dell'Economia però i due articoli erano in contrasto con l'articolo 8 quinques del decreto legislativo 502 del 1992, il quale non consente la remunerazione delle prestazioni che eccedono il tetto
conto di spesa, in quanto la funzionalità del sistema di programmazione della spesa sanitaria presuppone il rispetto dei limiti di spesa stabiliti. Sul punto Bardi ha spiegato che, nonostante un lungo dialogo, la Regione non è riuscita a modificare la volontà del Governo di impugnare gli articoli del bilancio regionale. Il rischio, aggiunto il governatore lucano, era di una bocciatura totale degli articoli e di una chiusura definitiva della vicenda. Abbiamo dunque voluto evitare l'impugnativa, che sarebbe stata pregiudizievole per il servizio sanitario regionale e anche per le strutture private. Gli impegni presi restano, ha continuato Bardi, serve un dialogo costante e continuo per risolvere insieme il problema. Capisco le esigenze comunicative, ma preferirei avere soluzioni concrete sul tavolo piuttosto che generiche denunce di cosa non va. L'unica strada possibile in merito è quella di salvare il salvabile, avviando un negoziato con i ministeri della salute, dell'economia e delle finanze per il reimpiego della soluzione già adottata negli anni precedenti. Sarei contento, ha concluso il presidente della regione, se tutti insieme giocassimo la medesima partita con la stessa maglia, quella della Basilicata. Giovanni, torno da te per qualche minuto. Beh, l'argomento sanità in Basilicata ha sempre qualche problema, a questo punto mettiamo insieme anche il resto. Fare squadra sulla sanità privata, l'appello del governatore dopo le nuove criticità emerse nell'avvertenza, dice Bardi, gli impegni presi restano, lavorare insieme per superare i problemi. E poi su questo vediamo anche il discorso di alcuni disservizi, la visita medica, passi tra 15 mesi, la denuncia di una cittadina che ha chiesto un controllo all'ospedale San Carlo, la donna dice sono indignata e preoccupata, si mette a rischio la vita del paziente, ma va anche detto che la Gazzetta di Basilicata apre proprio con medici al lumicino e poco attratti, i 14 milioni alla sanità non bastano, la denuncia della UIL e il presidente dell'ordine Paternò dice chi si laurea fuori finisce per non tornare, pochi i camici bianchi, i reparti sempre in affanno, Guglielmi e Verrastro, UIL funzione pubblica, carenza di personale, questa è la vera emergenza. E poi ancora su questo Bardi, il governatore dice tutti giochino con la maglia della Basilicata, l'appello del governatore sulla sanità privata, l'avvertenza esplosa dopo il ritiro della delibera con l'assegnazione di 9 milioni, nessuno vuole fare il medico, qui è quello che viene fuori leggendo anche le affermazioni appunto di Rocco Paternò, presidente dell'Ordine dei Medici, e chi si laurea fuori finisce per non rientrare. Certo, adesso invece ci dobbiamo occupare di occupazione, di imprese in particolar modo, di lavoro. Il ministro delle imprese del Made in Italy, in particolare Adolfo Urso, è al lavoro di concerto con i sindacati e le istituzioni per discutere di Stellantis. E proprio ieri mattina si è tenuto un incontro, vediamo nel nostro servizio la sintesi di questo incontro e poi andiamo subito ad ascoltare alcune testimonianze, alcune dichiarazioni legate a questo argomento. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, è al lavoro per un'intesa su un tavolo Stellantis con l'azienda, i sindacati, le regioni. Secondo quanto si apprende da fonti del Mimit, nel corso della riunione con le organizzazioni sindacali, il ministro ha spiegato che il tavolo sarà finalizzato alla sottoscrizione entro la fine dell'anno di un accordo di programmazione con orizzonte al 2030. Il piano di lavoro del tavolo potrà essere sottoscritto entro il mese di settembre. I primi filoni saranno l'aumento dei volumi di produzione dei veicoli, ricerca, sviluppo e innovazione ed efficientamento degli impianti. Altri filoni di lavoro del tavolo, che per la prima volta sarebbe composto da Mimit, azienda, sindacati, regioni e Anfia, sono l'accelerazione degli investimenti in transizione energetica e ambientale, un'analisi della filiera della componentistica da completare in tempi certi e la mappatura aggiornata delle competenze presenti nel gruppo e una petizione a 5-10 anni delle competenze ritenute critiche e dei lavoratori degli stabilimenti Stellantis. In questo campo saranno individuati ambiti specifici e percorsi formativi primari e secondari in accordo con le imprese della componentistica. La costituzione del gruppo di lavoro, secondo quanto si apprende, sarà inoltre l'occasione per programmare anche le ulteriori risorse a disposizione del governo, tra cui quelle derivanti dalla revisione della PNRR Repower EU per sostenere la transizione green della filiera automotive. In collegamento Gerardo Evangelista della FIMCISL di Basilicata, lo salutiamo, buongiorno e bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, segretario, ieri questo incontro, qual è la vostra posizione? Qual è la sintesi che avete avuto modo di maturare? La sintesi è positiva, anche se si doveva chiudere almeno il patto sulla transizione entro Ferragosto, come aveva detto il ministro Urso. Ma va bene così, nel senso che ci sono 6 punti che valorizzano il patto e quindi il prosieguo dei lavori. Certo, c'era l'assenza dell'azienda al tavolo? Sì, l'azienda non c'era, ma ripeto, il ministro Urso settimane fa aveva detto che entro il 15 di agosto riusciva a mettere tutto insieme. Ma ripeto, bene che ieri si sono focalizzati su 6 punti che sono importanti: efficienza degli impianti, formazione, incremento produttivo, eccetera. E bene andare avanti. Ci sono delle date importanti adesso, dal 30 di agosto al 10 di settembre, dove si dovrebbe chiudere, no, si dovrebbe, uso l'affermazione che si chiuderà almeno il patto sulla transizione per poi proseguire fino a tutto l'accordo complessivo fino a dicembre 2023. Per Melfi è importante sapere i programmi produttivi, lo diciamo sempre. Sì, va bene le 5 auto, va bene quello che si vuole creare Melfi, ma adesso c'è bisogno di sapere i programmi produttivi, dove si entrerà anche nei volumi produttivi e nella nuova organizzazione del lavoro, perché in questi giorni a Melfi, perché Melfi è ferma dal 27 di luglio e sarà ferma fino al 28 di agosto, ci sono i lavori della nuova piattaforma. E per questo noi dobbiamo sapere, entrare nel merito dell'organizzazione del lavoro, anche per sapere come ripartire da settembre, che si sa già che ripartiremo piano piano con un turno a partire dal 28 di agosto. Certo, questi quindi i prossimi appuntamenti che sono sotto la lente di ingrandimento, siete fiduciosi, fiduciosi anche rispetto all'interlocuzione al tavolo che si è tenuto nella giornata di ieri, questa quindi la vostra posizione, torneremo ad aggiornarci a questo punto. Sì, sì. Grazie, buona giornata. Grazie a voi. Adesso invece ascoltiamo la posizione del segretario generale della UILM, Rocco Palombella, che ieri ha partecipato proprio a questo tavolo. L'incontro di oggi si è appena concluso con il ministro Urso e tutte le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo ribadito ancora una volta una necessità impellente. Prima della sottoscrizione di un verbale d'incontro tra Stellantis e governo ci deve essere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Coinvolgimento delle organizzazioni sindacali che abbiamo più volte ribadito e che riteniamo necessario prima della sottoscrizione successiva dell'incontro dell'accordo di sviluppo. Noi vogliamo che all'interno di questo protocollo ci siano le garanzie necessarie, cioè quella della salvaguardia dei livelli occupazionali dei 5 stabilimenti, la salvaguardia occupazionale di Sevel e di tutti i livelli occupazionali legati anche alla componentistica e all'indotto. Senza questa garanzia, noi riteniamo che quel verbale fatto tra governo e Stellantis manchi sicuramente di un pezzo importante che per noi è propedeutico anche alla firma dell'accordo di sviluppo che verrà molto probabilmente realizzato entro il 31 dicembre di quest'anno. Quindi ancora una volta una richiesta nostra fatta al Ministro di poter partecipare prima che ci sia questo verbale di accordo tra governo e Stellantis con le organizzazioni sindacali. Ecco, per maggiore completezza vediamo anche quello che riferiscono oggi i quotidiani.
i quotidiani. Intanto il quotidiano, proprio il quotidiano, dice: i sindacati frenano il ministro, un nuovo confronto con Urso, la firma sul patto slitta a settembre, CGIL, CISL e UIL, l'azienda deve trattare anche con noi prima dell'accordo. E poi ancora, la FIOM non ferma la mobilitazione, lo dice anche la FIM, servono garanzie per Melfi e l'indotto, la FIM regionale sottolinea c'è bisogno di conoscere il piano industriale, l'UGL dal canto suo plaude al ministro e dice spera si giunga subito all'accordo di transizione. Anche la Gazzetta, l'edizione della Basilicata in particolare, riporta i risultati, gli esiti dell'incontro. Stellantis slitta a settembre l'atteso patto di Ferragosto, il ministro Urso al lavoro su un accordo entro la fine del 2023. E dice su questo Bardi, il presidente Bardi dice bene per l'automotive, c'è bisogno di fare rete per difendere i posti di lavoro, mentre l'azienda ribadisce forte impegno nei confronti del paese, pronti al cammino con le parti sociali. Insomma, è chiaro che su questo c'è una, come dire, un confronto che ancora deve continuare, che ha bisogno di precisazioni, che ha bisogno di entrare nel merito delle cose da fare e da sottoscrivere, motivo per il quale appunto l'accordo di Ferragosto diventa accordo settembrino. Molto spesso questo succede e va detto che anche sotto questo aspetto non si tratta assolutamente di un insuccesso, né si tratta di un esito interlocutorio dell'incontro. Sostanzialmente si è trovato l'equilibrio rispetto a quello che bisogna fare, ma bisognerà precisare meglio e quindi il tutto si sposterà a settembre. Certo, si sposterà a settembre. Diamo ancora una notizia che invece ha a che fare col lavoro. Purtroppo un bracciante di 28 anni, originario del Mali, è morto ieri nelle campagne del Foggiano dopo una giornata di lavoro nei campi. Lo ha reso noto il parlamentare e attivista sindacale Soumaoro con un post pubblicato su Facebook, riferendo che la vittima sarebbe stata trovata proprio ieri, quindi ieri l'altro, a Torretta Antonacci a Foggia, priva di vita sotto un albero, nella giornata quindi di lunedì, dopo una giornata di lavoro nei campi a raccogliere pomodori, come molti dei compagni braccianti in questo periodo. Secondo i primi accertamenti delle forze dell'ordine intervenute, il 28enne sarebbe morto per cause naturali, con il corpo ritrovato all'interno di una delle strutture che ospita i migranti impegnati nelle attività di raccolta nelle campagne della provincia di Foggia. Sono nelle campagne a Torretta Antonacci, aggiunto il parlamentare, per riunirmi al dolore della famiglia, delle campagne e dei compagni braccianti. Ecco, questo è un pensiero che è stato pubblicato nelle scorse ore sul social network Facebook appunto del parlamentare. E a questo punto ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, restate con noi. Iniziamo questo spazio parlando di un anniversario. Era in particolare l'8 agosto del 1991, quando la nave Vlora approdò al porto di Bari. 20.000 i profughi albanesi soccorsi, e proprio nella giornata di ieri la città ha ricordato l'evento che ha segnato inevitabilmente la storia dell'emigrazione in Puglia. Sono persone, persone disperate. A distanza di 32 anni le parole pronunciate dall'allora sindaco di Bari Enrico Dalfino sono quanto mai attuali. L'8 agosto la città di Bari torna a ricordare lo sbarco dei 20.000 profughi albanesi arrivati in Puglia a bordo della nave Vlora, uno dei primi grandi fenomeni di immigrazione. Il teatro Piccinni ha ospitato lo spettacolo La nave dolce, preceduto da una cerimonia per ricordare l'evento e sottolineare come dall'accoglienza sia iniziato un lungo cammino che unisce Bari e la Puglia all'Albania. Il rinascimento
Varese comincia 32 anni fa con l'esodo della Vlora, che è per noi un momento importante, è uno spartiacque storico non solo per la città di Bari e per la regione Puglia, ma per tutto il paese. Da quel momento in poi, ricordiamo, a 2 anni dalla caduta del muro di Berlino, una serie di dittature vanno via dalla nostra Europa, nella quale auspichiamo che l'Albania prima o poi possa rientrare dopo questo percorso importante, questa memoria storica rappresentata anche dall'esodo albanese. Ricordiamo che delle centinaia di migliaia di albanesi che sono residenti in Italia, una buona parte, una comunità importante, è presente nella nostra regione ed è un'occasione questa di scambi commerciali continui. Lo sviluppo economico del nostro paese è determinato anche dalle tante imprese albanesi che hanno investito qui e viceversa. Quindi c'è uno sviluppo bidirezionale, non solo unidirezionale, e attraverso il quale vi è una identità storica, culturale che si rafforza sempre di più. È stata consegnata una targa a Duli Kaja, artista albanese, autore dell'Arazzo, esposto nella sala giunta di Palazzo di Città a Bari, ormai diventato un vero e proprio simbolo. Ma per me è molto emozionante, sono molto contento che questa opera diventa proprietà, si può dire, di Comune di Bari, perché loro anche hanno saputo, hanno apprezzato e gli hanno trovato un posto giusto, e penso che questo è il porto migliore per quell'Arazzo. È servito molto tempo, mi ha aiutato anche mio figlio per attaccare i bottoni, che sempre si lamentava in romanesco, io vivo a Roma, e per questi albanesi che sono venuti tutti insieme, però a fine, dopo 3 mesi, l'abbiamo finito, l'ha realizzato. Anche lui è molto contento che l'opera sta qua. Tra i presenti anche il fotoreporter Luca Turi, che per primo immortalò lo sbarco, e Nicola Montano, ispettore di polizia che gestì le prime operazioni di soccorso. Emozioni, paura, sofferenze, fame, sudori. Cioè, io posso dire una cosa: un conto è vedere quelle immagini in televisione con migliaia di persone su quel molo, un conto è esserci dentro, toccarli, sentire la loro carne, i loro dolori, vedere i loro sorrisi, è tutta un'altra cosa. Qual è stato uno dei primi esempi di migrazione e di confronto con questo fenomeno? Oggi che messaggio ci rimane? È stato un... C'erano già state nel porto di Bari altri episodi di immigrazioni respinte, diciamo così. La Vlora è stata, diciamo così, il simbolo dell'immigrazione, ancora oggi, per il carico enorme che aveva di persone. Erano più di 20.000, circa 20.000, 18.000 secondo i miei calcoli. E niente, quella gente aveva sete di libertà, aveva fame, ma aveva più sete di libertà. Ecco, un bel momento questo, che andava assolutamente ricordato anche attraverso la testimonianza che abbiamo avuto modo di raccogliere. Parliamo ancora di quanto accaduto a Bari nella giornata di ieri, nelle scorse ore. Sono stati rimossi in strada dei gesuiti a Bari Vecchia i rifiuti ingombranti che avevano, lo ricorderete, trasformato il quartiere in una discarica abusiva, scatenando l'ira del sindaco, che poi ovviamente è stata oggetto anche di opinioni, di discussioni sui social network. Il responsabile dello scempio si è autodenunciato. Non è possibile che si debba comprendere quanto sia sbagliata un'azione di questo tipo solo se arriva il sindaco a fare rumore. Così il primo cittadino di Bari, Antonio De Caro, ha commentato l'atto finale dell'ingombro di rifiuti in strada dei Gesuiti a Bari Vecchia, un atto a cui è stata la municipalizzata AMIU a porre rimedio, rimuovendo nelle scorse ore i rifiuti dalla strada e ripulendo così il quartiere. Qui c'è stato un abbandono incredibilmente di grandi proporzioni, e come potete vedere i nostri operatori stanno provvedendo ad effettuare questo sgombero, questo recupero di ingombranti, di abbandoni. Chiaramente questa operazione è stata possibile anche e soprattutto grazie all'intervento della polizia locale, che è riuscita a individuare
l'autore di questo gesto ignobile. Il responsabile di questo atto di vandalismo, contrario al decoro urbano, si è autodenunciato. Sono stato io ad abbandonare quei rifiuti in strada dei gesuiti, ditelo al sindaco, le sue parole riportate nel verbale con cui è stato multato dopo aver ammesso la propria colpa. Un'affermazione che ha suscitato la controreplica affidata ai social di De Caro. Questo è successo dopo il mio sfogo di qualche giorno fa, anche diretto ai residenti della zona che si rifiutavano di dire quello che avevano visto. Quello che ho fatto io qualche giorno fa, scrive De Caro, possono farlo tutti, anche in forma anonima. Noi continueremo con i controlli e le sanzioni per chi abbandona rifiuti e per chi si rivolge ai cosiddetti svuotacantine per liberare le proprie case. Perché se è vero che l'AMIU deve migliorare il servizio, conclude il sindaco di Bari, è anche vero che questo non autorizza nessuno a trattare la città come una discarica a danno di tutti. Giovanni. Beh, per la verità tutto questo è riportato, tra l'altro anche in maniera abbastanza simpatica. Corriere del Mezzogiorno in prima scrive: De Caro, John Wayne e la città sporca, intendendo in questa maniera sindaco sceriffo. Vi ricordate il periodo dei sindaci sceriffo, no? Se ne è parlato molto. Sfidato da De Caro e multato, lo scaricatore di mobili confessa: risolto il giallo rifiuti di Bari Vecchia, ma occhio alle tante denunce sulla città sporca, perché non pensiate che ci sia un solo caso che riguarda questo, che riguarda il discorso dell'abbandono di mobili su pellettili, masserizie, effetti di casermaggio, chiamateli come volete, alla Totò, insomma, l'ho detto. Lo sporcaccione dice, dichiara: sono stato io, via i rifiuti dalla strada dei Gesuiti, questa è la Gazzetta di Bari, multa salata di 600 euro al residente di Bari Vecchia che ha lasciato mobilio, materassi e un frigo in strada. Devo dire, sembra di essere ai momenti in cui per esempio si provvede, il 31 dicembre prima si provvedeva a buttar via giù dal balcone tutto, anche i frigoriferi qualche volta. Sporcaccione reo confesso, scrive all'interno a pagina 3 sempre la Gazzetta. Ripulita la strada dei Gesuiti, multa di 600 euro, De Caro, denunciare chi scarica abusivamente. Il fatto è che non è che succede solo una volta, succede l'abbandono selvaggio di materassi, mobili e suppellettili, succede abbastanza facilmente anche in altre zone. Vediamo subito San Paolo, la discarica abusiva sotto casa, intervento straordinario del personale dell'AMIU in via Candura, e anche qui vediamo come tante cose di diversa natura erano state prese e buttate per strada, e devo dire che poi i residenti cercano di contrastare tutto ciò. Il contrasto maggiore che si può applicare, che si può come dire, opporre a questo tipo di palese, evidente inciviltà, è quello della segnalazione. Segnalatele queste cose, perché queste cose sono molto importanti, e in questa maniera si sventano queste situazioni, anche perché tutto questo, a parte il decoro urbano che veramente viene vilipeso in questa maniera da queste persone che buttano tutto per strada e depositano per strada, aggiungete a questo che i costi di una organizzazione mancata nella raccolta sono sicuramente superiori rispetto a chi utilizza i canali per poter smaltire i materiali ingombranti. È previsto, tutte le città ormai lo fanno, ci sono degli orari, delle giornate e dei siti proprio predisposti, quindi basta documentarsi e si può fare anche il prelievo. È previsto anche in tanti centri, Puglia e Basilicata, il prelievo a casa di strutture, mezzi, suppellettili che uno vuole eliminare, e quindi il problema non esiste in effetti. Va detto poi che, visto che ci sono, reso un attimo in Puglia, perché questo argomento non mi piace per niente, perciò è bene metterlo subito
in evidenza. Turisti tedeschi derubati, due trentenni in manette, non si ferma l'assalto giornaliero degli sciacalli da spiaggia, l'ennesima razzia si infrange contro il muro dei controlli di polizia locale, carabinieri e polizia di Stato e in particolare pane e pomodoro, spiaggia popolare conosciutissima della città di Bari. E beh, in questo il comitato cittadino del Lido Pubblico dice: sono episodi ormai quotidiani e bisogna assolutamente fare in modo da evitare queste razzie. Innanzitutto va anche detto che ci sono i suggerimenti per evitare che ci sia anche, come dire, l'avvistamento dell'oggetto della razzia. Allora, intanto bisogna tenere la borsa da mare e gli indumenti sotto controllo, affidandoli al vicino di asciugamano quando si entra in acqua. Altra regola: nella borsa da mare mettere comunque il minimo indispensabile, soprattutto lasciare a caso in albergo denaro, bracciali, collane, orologio e telefonino. Telefonino non so come si possa lasciare a casa, perché uno se lo porta sempre. Altra regola: prima di mettersi al sole è bene guardarsi intorno, armati di pazienza e spirito di osservazione. E poi non lasciate bagagli e borse in vista nelle auto, perché questo è il minimo che fanno se fregano, svaligiano l'auto. Quindi le razzie ci sono, però aiutate e evitate che tutto questo si possa verificare seguendo delle regole sostanzialmente semplici: pochi denari con sé, tutto quello che si ha a casa o in albergo, evitare di tenere tutto in macchina e di tenere soprattutto in evidenza bagagli e cose del genere. Insomma, è chiaro che c'è sempre chi è in agguato. Poi aggiungete a questo anche un giro di vite dei vigili, in particolare siamo ancora a Bari, ma guardate, il fenomeno penso che sia facilmente riproponibile, duplicabile per tutte le zone balneari. Quindi il discorso di tener d'occhio e sentirsi col vicino di ombrellone che possa dare così un'occhiata mentre uno fa il bagno, mi sembra una regola che va bene in Puglia, in Basilicata, a Grado, a Jesolo o a Camogli, insomma, dovunque voi siate. Altra cosa importante: estate e tarocca, vale a dire i prodotti contraffatti, scusate, mi è mancato un attimo, sequestrate merci contraffatte, i vigili stanno lavorando sulla vendita di prodotti senza il marchio CE, quello dell'Unione Europea. Insomma, anche su questo si interviene e si cerca di evitare la merce taroccata, quella che è stata praticamente riprodotta bellamente senza nessun problema e che vengono vendute e che viene venduta sulla spiaggia molto spesso. Un dato che riguarda invece il discorso della spesa, no? Ce lo ricorda il Corriere del Mezzogiorno, fa anche l'apertura su questo, va detto, insomma, no? Spuntano i pendolari della spesa da Polignano a Gallipoli e Santa Caterina, la gente va a comprare nei comuni dell'entroterra, spuntano appunto i pendolari, prezzi alle stelle nei market delle località turistiche e i residenti a quel punto si spostano altrove e vediamo subito, con prezzi alle stelle appunto lì dove ci sono i supermarket delle località turistiche, i residenti fanno la spesa nelle città vicine all'interno e poi tornano, e c'è chi decide di lasciare i paesi di origine addirittura. Per la verità vediamo anche come sotto questo aspetto, va detto, c'è stato appunto questo discorso degli aumenti assolutamente non contenuti dei prezzi e tra l'altro c'è chi appunto, vi dicevo prima, lascia temporaneamente i paesi di origine, durante l'estate aumentano le tariffe causando danni agli abitanti del posto, alcuni banconisti modificano gli scontrini, standard per i locali più alti per gli ospiti, questo ce lo dice il Corriere del Mezzogiorno. Insomma,
insomma, la polemica c'è, continua, però non so se può essere una consolazione, ma leggevo sulla cronaca nazionale in particolare, leggevo una notizia che aveva a che fare con il lido principale di Venezia, dove ecco qui al lido di Venezia una capanna, perché c'hanno le capannine, costa 500 euro al giorno. Devo dire che è ancora di più di un 5 stelle, quasi un 4-5 stelle dello stesso posto. Altri costi ci sono sicuramente, vi dicevo Jesolo prima, l'ombrellone 35, a Chioggia 10 euro per un mojito, 515 la capanna a Venezia, la capanna Lido, poi ancora 45 euro per il parcheggio auto al giorno, guardate, è incredibile. E poi vediamo, piatto per esempio, mezz'ora di giro in gondola, qui più o meno riesco a capire che siamo, non siamo lontani dai soliti prezzi, 80-100 euro, piatto di ravioli ripieni di baccalà, 23 euro, devo dire che sono tutti prezzi in forte rialzo, insomma è una cara, calda, cara estate. Parliamo di alta velocità, in questo caso nell'ambito dell'opera di realizzazione della linea che si viene denominata come alta velocità, alta capacità Napoli-Bari. Hanno preso ufficialmente il via gli scavi della galleria di Grotta Minarda, un cantiere che andrà avanti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con un avanzamento di 16 metri al giorno. Vediamo. Sono stati avviati ufficialmente i lavori per la realizzazione della galleria di Grotta Minarda in provincia di Avellino sulla tratta Api-Cerpinia della nuova linea alta velocità alta capacità Napoli-Bari. Lo scavo è condotto tramite Aurora, la talpa meccanica lunga 100 metri con 18 motori da parte del gruppo WeBuild attraverso il consorzio Alpinia su committenza di Rete Ferroviaria Italiana e la direzione lavori di Italferr. L'opera rientra nel progetto Cantieri Parlanti, realizzato dal gruppo Ferrovie dello Stato in collaborazione con il MIT, per raccontare in maniera trasparente le attività e le finalità dell'opera attraverso iniziative pubbliche, InfoPoint e una pagina dedicata alle opere strategiche. È una galleria lunga 2 km, il cui scavo sarà completato entro un semestre. Dopodiché si passerà alle ulteriori gallerie, già a partire da fine anno partirà una seconda talpa su 8 totali che sono state destinate alla Napoli-Bari. Il cantiere della Fresa lavorerà ininterrottamente con un ciclo di 24 ore, 7 giorni su 7, con un avanzamento previsto di circa 16 metri al giorno. Per garantire lo scavo in continuo sono impiegate oltre 100 persone altamente specializzate, divise su 4 squadre, per un investimento globale di circa 628 milioni di euro. La nuova linea alta velocità alta capacità Napoli-Bari è parte integrante del corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo e rappresenta la prima e più avanzata opera che il polo infrastrutture del gruppo Ferrovie dello Stato sta realizzando per il potenziamento della rete ferroviaria nel sud Italia. E alcuni pendolari in Basilicata invece registrano disagi dopo la sospensione dei treni per alcuni lavori di ammodernamento. Informiamo che dal 7 agosto al 3 settembre, come previsto nell'orario ufficiale, la circolazione dei treni è sospesa tra Foggia e Potenza per lavori di potenziamento infrastrutturale. Predisposto un servizio sostitutivo con bus. Com'era immaginabile, la sospensione della circolazione ferroviaria dovuta ai lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea che collega Potenza e Foggia e sul tratto Cervero-Rocchetta-Sant'Antonio e San Nicola di Melfi per consentire un intervento di elettrificazione sulla tratta, stanno causando non pochi disagi ai molti pendolari che da Potenza di fatto non possono più prendere nessun treno. La stazione centrale di Potenza, deserta all'interno ma con più di qualche utente nelle adiacenti aree esterne dove giungono gli autobus che forniranno per tutto il mese il servizio sostitutivo, raccontano di una Basilicata di fatto completamente priva del traffico ferroviario. Le tre direttrici sono infatti interrotte per lavori o per frane. Una di queste linee riguarda anche il collegamento con Taranto. Diciamo che gli autobus sostitutivi non sostituiscono proprio appieno il servizio, insomma, delle ferrovie, perché molte volte appunto
gli orari cambiano, gli autobus non arrivano sempre rispetto all'orario programmato, quindi si rischia di perdere l'autobus per pochi minuti, oppure il disagio delle infrastrutture della nostra regione provocano continui ritardi stazione dopo stazione. La ferrovia è un mezzo di trasporto che provoca sicuramente meno disagio da questo punto di vista, perché non segue le variabili del traffico urbano cittadino, e invece in questo caso si è soggetti a questo tipo di disguidi, però per il resto appunto si cerca di fare il meglio, magari programmare le proprie attività in funzione dei mezzi sostitutivi e cercare di arrivare in tempo al proprio appuntamento. In una nota di Ferrovie dello Stato si è appreso che la sospensione dovrebbe durare fino al prossimo 3 settembre. Parliamo di un'altra sospensione, in questo caso quella del reddito di cittadinanza, che ci sta tenendo un po' incollati alla notizia da alcuni giorni rispetto a quegli esiti che sta riscontrando. Fra questi sicuramente si registra, ed è dei giorni scorsi, un intervento del presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata, che in particolar modo ha posto l'accento su questa sospensione avvenuta tramite SMS e sui risvolti che ha causato, in particolare per la categoria che rappresenta. È stata inviata per questo una lettera al presidente della Regione Basilicata, ma non solo. Ci colleghiamo con il presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata, Giuseppe Paolo, lo salutiamo, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno a te. Ci racconti pure che cosa avete riscontrato come assistenti sociali da quando questo SMS è stato inviato per comunicare questa ormai nota sospensione. Bene, intanto vi ringrazio per averci contattato. In verità dobbiamo ringraziare un pochino tutta la stampa che ha dato rilievo, la stampa regionale, ma in particolare voi per averci voluto sentire anche in presa diretta. Che cosa è accaduto? È accaduto che i circa 1600 percettori del reddito di cittadinanza si sono in buona sostanza mobilitati, perché l'SMS in quanto tale si prestava a, diciamo, non dico dubbi, ma per come era stato, per come è stato scritto, a certezze, perché in buona sostanza il recitava in maniera molto chiara, l'SMS diceva che chi percepiva il reddito di cittadinanza, quel gruppo di persone che vanno tra i 18 e i 59 anni, i cosiddetti occupabili, da questo momento in poi non avrebbero più percepito il reddito di cittadinanza, avrebbero dovuto in ogni caso rivolgersi ai servizi sociali comunali. I percettori del reddito di cittadinanza in buona sostanza sono quasi sconosciuti ai servizi sociali comunali, perché finora sono stati seguiti e presi in carico dall'ANPAL e dai centri per l'impiego. Questo nel caso della Regione Basilicata mi risulta che non ci siano state situazioni drammatiche, ma per i colleghi delle altre regioni ci sono stati anche tentativi di aggressione, ci sono stati anche tentativi di voler in qualche modo entrare all'interno degli uffici comunali per capire quello che stava accadendo, anche perché ci troviamo di fronte a persone che vivono in questo momento soltanto del reddito di cittadinanza. L'Ordine degli Assistenti Sociali non vuole tanto entrare nel merito del contenuto del reddito di cittadinanza, ma quanto nel metodo che è stato utilizzato. Tra servizi è venuta meno una sorta di presa in carico complessiva, è venuta meno un momento di dialogo. Noi per questo motivo ci siamo mobilitati anche a livello nazionale, a cominciare dal nostro presidente Gazzi, e abbiamo voluto scrivere a tutti gli attori presenti sul territorio, quindi Regione Basilicata, prefetture, sindaci, ANCI. La cosa che mi lascia così un tantinello amareggiato, che fino ad ora non abbiamo avuto riscontri anche rispetto alla nota che abbiamo mandato. Quindi ci aspettiamo di essere sentiti, ci aspettiamo di metterci attorno ad un tavolo e parlare, ma non tanto parlare soltanto del reddito di cittadinanza in quanto tale,
ma parlare un po' di tutte le persone in questa situazione di povertà, perché poi i veri protagonisti è come se venissero meno all'interno del quadro che anche dal punto di vista mediatico ne sta venendo fuori. Certo, è qui una praticamente sorta... chiedete in sostanza, anche per essere più chiari, per far arrivare un messaggio chiaro a casa e ovviamente a chi ci sta ascoltando, affinché possiate in qualche modo raccogliere una risposta a questa sollecitazione. Chiedete un potenziamento del personale, chiedete che gli assistenti esatto. sociali non vengano lasciati soli. Sì, a macchia di leopardo in qualche realtà, in qualche ambito, qualche cosa sta accadendo, però vanno potenziati i servizi, va aumentato la, la presenza degli assistenti sociali all'interno dei servizi sociali comunali, cioè è una presa in carico che diventa soltanto un peso per il singolo operatore e questa... diciamo sul tavolo l'abbiamo messa come richiesta, non possiamo essere lasciati soli e senza risorse, perché poi l'altro aspetto, quando le persone si rivolgono ai servizi, di fronte all'assenza di risorse diventa difficile anche gestire le singole situazioni e le problematiche delle singole persone. Non a caso noi nella lettera abbiamo voluto essere anche un po' più duri, cioè le riforme non si fanno a colpi di SMS e non possiamo essere noi ad assumerci come servizi sociali l'onere di ritardi che sono in capo ad altro tipo di organismo. Io ribadisco, quello che manca è un'azione in termini sinergici fra le varie realtà istituzionali presenti all'interno della nostra regione. Abbiamo anche sentito l'assessore regionale con il quale contiamo di incontrarci presto e verificare quello che si può fare. A dire il vero, l'INPS in qualche modo sta provando a mettere, fatemi passare il termine, le pezze, certo. Perché sta provando a venire incontro rispetto a questo tema, a questo argomento che state sollecitando sicuramente. Esatto, esatto. Allora facciamo sta così, ci aggiorneremo eventualmente nel momento in cui avrete delle risposte. È stato esaustivo questo intervento, io mi devo fermare assolutamente per la pubblicità. Prima la ringrazio per essere intervenuto, le auguro un buon lavoro e ci sentiremo sicuramente nelle prossime settimane. Grazie a Giuseppe Paolo, presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata. Ci fermiamo come annunciato per la pubblicità, tra poco. Vino, musica e astronomia torna nella notte di San Lorenzo, ma anche l'11 di agosto, Riflessi di Stelle alla sua decima edizione. Si tratta di un appuntamento importante che avrà ovviamente il compito di porre l'accento anche su una filiera preziosissima per quel territorio della Basilicata, ma inevitabilmente per il Mezzogiorno. Noi ci colleghiamo con molto piacere con il presidente della Cantina di Venosa che organizza questo importante momento, Francesco Perillo, lo salutiamo, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. Ecco, ci racconti un po' le novità di questa edizione, edizione numero 10, ormai siamo ai nastri di partenza, possiamo dirlo, l'entusiasmo c'è tutto, ci sono i contenuti, ma ovviamente c'è anche una visione di futuro che vede quel territorio e la Cantina di Venosa protagonista. Certo, noi dopo 3 anni che non abbiamo fatto la stessa Riflessi di Stelle per i motivi che ben conosci per la pandemia, quest'anno ritorniamo alla ribalta e apriamo la cantina a coloro che amano il vino, presentando tutte le novità, perché noi anche durante la pandemia non siamo stati fermi, ma abbiamo fatto diverse novità. Abbiamo fatto il nostro primo metodo classico con Tanzillo, che è un aglianico del Vulture Rosé, un Padosé, raggio zero, e lo presentiamo quest'anno. L'abbiamo presentato al Vinitaly e quest'anno lo presenteremo pure Riflessi di Stelle. Poi non mancherà il Matematico e poi il Carato Venusio 2013
Underwater Wine, l'abbiamo mandato a Portofino nella riserva naturale, dove per 6 mesi è stato sotto a Portofino si assicurare dalle onde, ed è uscito un prodotto straordinario. Insomma, lo presenteremo anche quest'anno a Riflessiste. Bellissimo, sarà un bel momento che ovviamente... 8:30 e in più. Sì, sì, prego, prego, c'è un ritorno, qualche minuto di secondo di ritardo. Le volevo dire, inizierete ufficialmente nella giornata di domani, il 10, noi saremo in vostra compagnia, inizierete con un importante anche convegno serale che avrà il compito proprio di porre l'accento sui temi che vi interessano da vicino, che interessano il comparto. Assolutamente sì, noi per anni, insomma, noi rappresentiamo più del 70% di tutto l'aglianico del Putre. Siamo un'azienda produttiva e abbiamo fatto sempre il nostro lavoro, non abbiamo mai comunicato quello che facevamo, insomma. Siamo una grande realtà che tutti riconoscono ed è arrivato il momento di raccontarla questa realtà e di comunicarla. Convegno domani sera alle 8:30 per presentare il nuovo progetto della cantina nuova, come verrà ristrutturata. Vi presentiamo al mondo enoico una realtà tutta da visitare, per la Basilicata, ma un polo attrattivo per chi vuole venire, che vuole raccontare la storia millenaria dell'enoico del Putre, si produce in tutto il Putre, nella città di Venosa. Certo, assolutamente, questo spazio ci serviva proprio per anticipare la portata e l'importanza di questo progetto che lei ha ben sottolineato. Ci sarà anche spazio alla musica con i concerti di Ciccio Merolla e della band Rena Nera e La Rua, ovviamente ampio spazio anche a questi momenti, senza dimenticare il cielo e l'osservazione, ovviamente con dei punti di osservazione del cielo e delle stelle. È un evento importante che si dislocherà in queste 2 giornate. Noi ringraziamo lei per averci fornito in anteprima alcuni dettagli sul programma che avremo modo di raccontare anche ampiamente nella giornata di domani. Grazie, Presidente. Grazie a voi e vi aspettiamo numerosi. Arrivederci. Grazie, buon lavoro e a presto. Ecco Giovanni, a questo punto torno da te. Abbiamo ben capito, anche se c'era un piccolo problema alla linea, nella parte finale, ma abbiamo capito ovviamente la portata di questa iniziativa che avrà il compito anche ovviamente primario attraverso questo convegno serale promuovere, di valorizzare in particolare la filiera, un progetto di valorizzazione della filiera, si intitola così il titolo, e noi saremo lì sul posto per raccontare la presenza ovviamente dei relatori, anche l'evoluzione che avrà ovviamente questa presentazione serale, quale il punto di arrivo. Mi sembra una notevolissima iniziativa sotto questo aspetto, soprattutto perché appunto il discorso della filiera è importante, il discorso di tutte le connessioni che possono interagire con la grande realtà del vino, in particolare Venosa, offre degli spunti eccezionali sotto questo aspetto, a parte la grandissima qualità appunto dei vini del territorio, ma in particolare anche di Venosa. E non va dimenticato anche che uno degli esempi meglio riusciti, devo dire, di cooperazione agricola è stata quella che oggi non è più una cantina della riforma fondiaria, e sono le cantine di Venosa, ma è nata da quell'esperienza, da quel rilancio, da quella divisione e assegnazione di terre che portò poi alla riforma fondiaria e che poi portò alla creazione delle strutture di supporto come appunto le cooperative vitivinicole. È una bella occasione anche per ricordare
quello che si è fatto in questo percorso particolare. Va detto anche poi, pensando a tante altre cose, in particolare vediamo per quel che riguarda la Puglia, dal vino di Venosa, per esempio, potremmo anche, ma ci sono anche ovviamente in Basilicata, ma mi piace vedere questo, leggervi questo riferimento dell'attrice Olivia Wilde, travolta dai taralli, dai tarallucci, ma il segreto è dentro di noi, dice chi scrive il pezzo, che è Antonella Gaeta, e la signora Olivia Wilde, che a un certo punto ha domandato, no? Bellissima, ha detto: ma cosa diavolo ci mettete dentro questi taralli, perché sono buonissimi. E beh, è un po' anche, come dire, l'apoteosi in questo caso è il giusto riconoscimento dei prodotti tipici che riguardano appunto Puglia e Basilicata, quando arriva la persona nota che tra l'altro un esploit di questo tipo, fa sicuramente piacere. E non dimentichiamo anche che in queste notti d'estate ci sarà tanto altro da vedere e da assaggiare. Immaginate tutte le iniziative che ci saranno a Moliterno per il canestrato. E poi ci sono, rispetto alla capacità del territorio, alla qualità di quello che offre il territorio Appulo-Lucano, ci sono anche alcuni momenti di eccellenza anche individuale di persone. Immaginate c'è una intervista oggi al neo direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, e lui è lucano, si chiama Calbi, e dice: un sogno quello di portare il grande telero di Lucania 61, dipinto da Levi per il centenario della nascita della nazione, magari a Parigi, magari al Centre Pompidou, il Beaubourg sarebbe, no? Prima che vada in restauro. E poi focus sul Rocco, anche sul Rocco Scotellare, eccolo qui, guardate, è una bella intervista. Antonio Calbi, di San Mauro originario: una sfida da far tremare i polsi, ma porterò con me la Basilicata, e si sta preparando praticamente per andare, per raggiungere Parigi, per dirigere l'Istituto Italiano di Cultura, che aprirà alle arti e al rapporto ancora più forte con la Francia. Mi sembra il giusto riconoscimento, va detto, ad una intelligenza del meridione, che in questo caso è ovviamente in prestito, tra virgolette, fuori territorio, fuori Italia, ma che rimane sempre un'intelligenza italiana. Così come un altro momento interessante ha a che fare anche con il discorso di Altamura e delle iniziative di Altamura connesse con, ma più che di Altamura, degli altamurani che vivono a New York. Ed è anche questa una storia interessante: si rinnova l'amore Altamura New York, eccola qui, Monsignor Ricchiuti oltreoceano per le celebrazioni della Madonna del Buon Cammino, lì, non ad Altamura, lì proprio. E su questo c'è anche tutta l'attenzione connessa al turismo delle radici, dice il professor Sant'Amato dell'Università di Bari, per Puglia Promozione uno studio sulle associazioni di emigrati, anche perché il sentirsi italiani resta, e devo dire che è un momento importante di appartenenza e condivisione con la terra di origine. Andando poi invece all'estero, va ricordato che innanzitutto i missili russi sono arrivati anche sulle case e sui soccorritori a Pokrovsk, 7 morti e oltre 80 feriti, e quindi continua purtroppo la guerra. Da Mosca dicono sono stati colpiti militari, mentre Kiev ribadisce che sono civili. Quindi, e tra l'altro va detto che per Putin l'Italia è un paese nemico, nel senso che il Presidente ha firmato un decreto in cui sospende in parte gli accordi fiscali con gli stati considerati ostili. Colpo, poi va detto, il colpo alle banche, lo abbiamo
detto prima, extra profitti, 9 miliardi in fumo, la voce degli economisti, gli istituti potrebbero anche ridurre i profitti, ma c'è chi dice questa tassazione è un boomerang per imprese e famiglie, Forges Avanzati che lo sostiene, Corriere della Sera su questo apre oggi, Borsa e Banche, il giorno nero, tensione e divisioni nella maggioranza, poi Giorgetti frena, un tetto al prelievo, bruciati 9 miliardi, il listino cede il 2,12%, guardate che è pesante la cosa. Repubblica apre anche lei su questo argomento, banche, governo diviso, misura da 4 miliardi, la borsa ne brucia 9 e dalla maggioranza si levano voci critiche sul provvedimento. Extra profitti, banche giù in borsa, il governo mette un tetto alla tassa e poi ancora il patto Meloni-Salvini agita la maggioranza, Forza Italia dice a settembre dobbiamo cambiare questa misura assolutamente, c'è anche il discorso poi delle licenze dei tassì, quelle nuove, quelle che si aggiungeranno dovrebbero, ma i tassisti stanno già montando sulle barricate, stanno creando le barricate al provvedimento, perché una licenza è fino a 250.000 euro, insomma, e su questo ci sono molte difficoltà. Poi va ancora detto che per quel che riguarda il discorso che ha a che fare con in particolare il salario minimo, e beh, su questo Meloni ha chiamato Schlein e la leader del PD ha detto dialogo e non sceneggiate, ovviamente si incontreranno e su questo ci sarà confronto. Su questo, per la verità, già da tempo stiamo dicendo che si deve arrivare assolutamente ad avere la possibilità di confrontarsi. Bene, siamo arrivati alla vignetta e questa volta la affidiamo a Giannelli, dove c'è la vignetta e tassa sugli extra profitti delle banche, il titolo. Ci sono persone che sono in banca, c'è un signore che dice alla funzionaria di banca: mi scusi, a cosa si riferiscono questi nuovi addebiti che vedo sull'estratto conto? E lei risponde: sono le extra commissioni, signore, nel senso che se ci sono extra profitti praticamente tassati, le extra commissioni potrebbero, non è successo ancora, questa è un'anticipazione di vignetta di Giannelli, le extra commissioni potrebbero sicuramente saturare questa situazione, speriamo di no, perché le tasche sono nostre e molto spesso sono terribilmente vuote. Alla prossima! Grazie Giovanni, e vi torniamo a parlare, avevamo anticipato un po' quelli che dovevano essere i punti forti del programma di agosto degli eventi, dei due attrattori principali promossi dal comune di Colobraro in provincia di Matera, e in questo caso abbiamo raccontato e siamo stati sul posto da vicino, Sogno di una notte a quel paese, lo start ufficiale nei giorni scorsi, e vediamo com'è andata. Vi lasciamo con questo contributo, grazie come sempre per averci preferito e vi auguriamo anche una buona continuazione di giornata. A Colobraro ha preso il via la 13ª edizione di Sogno di una notte a quel paese, teatro, musica, danza tra superstizione, maciare, fattucchiere e monachicchi, per tutta una serie di serate in allegria nella splendida cornice scenografica del centro storico del Borgo Lucano. Un patrimonio da preservare, diciamo che quest'anno abbiamo anche ampliato la recita con alcune novità, perché vincendo il bando la regione ha dato possibilità ad altri paesi come il nostro, finanziando ulteriori 20 milioni rispetto al PNRR, e quindi cerchiamo di dare continuità a quello che già si è svolto, potenziandolo, mantenendo comunque quel parallelismo fra cultura e presentazione del nostro patrimonio artistico e culturale. Siamo contenti della riuscita ogni anno. Io sono un nuovo amministratore, ma diciamo siamo in continuità con la vecchia amministrazione su questo progetto, e quindi siamo lieti di accogliere ogni anno questi turisti. L'una, tre, due. Ehi, giovanotto, devi dire vostro onore quando sei qua.
Vostro onore quando sei qua? Ehi, devi dire sempre vostro onore! Comba giudice, mo ce lo spiego io a mio fratello. Questo progetto è stato proprio di rigenerazione culturale, sociale ed anche economica per quello che ha prodotto in questi anni. Ritorna, è bene a dirlo, perché non solo noi lo abbiamo fatto tutti gli anni anche durante il lockdown, ma quei 2 anni di lockdown si sono risentiti. L'anno scorso abbiamo ripreso e quest'anno vorremmo riprendere come al solito, infatti siamo in allestimento completo e quindi speriamo che verremo premiati anche quest'anno, anche grazie al nostro media partner che siete voi di TRM, quindi con la sua diffusione, l'entusiasmo è tanto nei ragazzi, nei tanti partecipanti. C'è la superstizione, c'è la magia, ma c'è tanta anche identità storica e culturale del territorio. C'è soprattutto quest'ultima cosa, tanta identità che parla appunto di quello che era questo territorio. Noi lo vogliamo raccontare, una tipicità peraltro lucana, perché poi De Martino non parla soltanto di noi come Luigi Di Gianni nei suoi documentari e lo raccontiamo chiaramente per quelle che erano le nostre origini, ma anche per farne poi un superamento, nella speranza che andiamo finalmente verso questo illuminismo e che noi ci ironizziamo proprio affinché nessuno ci creda. Poi diamo, come lo avete al vostro collo, il nostro amuleto portafortuna, che è un antimalocchio, però viene fatto soprattutto, diciamo, per incuriosire, per giocarci. 13ª edizione, quali sono le novità? La prima novità è che è la 13ª, noi di solito giochiamo col 17, quindi non dobbiamo capire questa cosa, scherzi a parte, come ci funziona. Ma facciamo che le novità gliele racconterà il regista, perché poi noi abbiamo sempre giocato su questo sogno di una notte a quel paese, quindi un richiamo onirico a venire di venerdì quando non si parte, quindi una sfida con se stessi, e quindi poi le novità si scoprono quando si vengono qua. Del resto io credo che bastino le altre nostre magie, quelle che vedete con i panorami che abbiamo intorno, il Golfo dello Ionio, 2 parchi che si vedono da qui, quelli del Pollino, quello della Val d'Agri, le valli del fiume Agri, del fiume Sini, del fiume Sarmento, il lago di Monte Cotugno, i nostri boschi. Beh, credo che queste siano già delle magie. Quante volte noi diciamo è giusto oppure non è giusto? Chissà dove risiede la giustizia! Ma sappiamo che è necessaria per rendere un paese uno stato civile e vivibile per tutti quanti. Infatti! Ma quanto ha accesso da qui? 80 valori! Ah! 80 valori! E per i visitatori all'arrivo c'è un regalo. Di cosa si tratta? Allora, si tratta del nostro amuleto, approfitto ovviamente già per farglielo indossare. Il nostro amuleto è praticamente questo sacchettino di stoffa, è un sacchettino magico che nel passato veniva utilizzato come antiella, antimalocchio, che però delle volte veniva donato anche per propiziare delle legature d'amore. Allora, al suo interno abbiamo degli elementi naturali che hanno una propria simbologia, nel numero di 3 perché è il numero perfetto. Abbiamo il grano che simboleggia la prosperità, l'abbondanza, la ricchezza, quindi ovviamente di buon auspicio per chi lo indossa. Abbiamo il rosmarino che serve invece ad allontanare gli spiriti maligni, il sale grosso che si usa contro il malocchio e un pizzico di lavanda per promuovere virtù, bellezza e amore. Allora, come potete vedere, il tutto è chiuso da una spilla che invece simboleggia la legatura e viene indossato al collo con questo nastrino rosso che invece è il simbolo delle forti passioni. Noi ovviamente consigliamo a chi si reca a Colobraro di indossarlo, perché soprattutto nei viottoli del centro storico è possibile incontrare monachicchi, fattucchiere, maiciare e quindi diciamo che avere questa influenza negativa. A Colobraro poi si usava metterlo soprattutto negli eventi in cui c'era tanta affluenza, tanta gente, soprattutto per esempio alle fiere, che una volta vedevano tante persone, no? Proprio perché diciamo che la mole di persone rende più soggetti ad essere presi dall'affascino. È morto! Lascio io che è morto! 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 Ma è morto! Se non è morto, fai muletto!
mamma mia! Una superstizione che ha origini antiche e profonde e che adesso è stato reinventato ed è diventato un attrattore importante per Colobraro. Sì, è diventato un attrattore, ma non è una leggenda antichissima la nostra. Sembra che durante gli anni 50 un notaio del posto avrebbe detto a Matera che ciò che aveva detto non fosse stato vero, sarebbe caduto il lampadario. Qualche giorno dopo sembra che questo lampadario sia caduto, anche se in realtà non c'è certezza su questa cosa, infatti noi parliamo di leggenda, e la notizia si è sparsa a macchia d'olio. Quindi il notaio del posto, una persona molto importante, venne additato come iettatore, e da lì anche tutte le persone di Colobraro divennero delle persone che portavano iella, per cui tutti coloro che erano di Colobraro non potevano nominarsi, quindi le persone di quel paese, io vengo da quel paese, quello di quel paese, vado a quel paese, perché solo a nominarlo Colobraro avrebbe portato sciagura. Quindi niente, abbiamo preso la leggenda, l'abbiamo stravolta e ci abbiamo insomma scherzato un po', ed è questa quello che offriamo al nostro pubblico, insomma far capire che in realtà non c'è niente di vero, no? Sì, è quello che si dice, il lampadario non sappiamo se sia caduto davvero, non credo. I riti di cui parla De Martino a Colobraro sono giusto la confezione dell'amuleto e quando si portava, però come dice Benedetto Croce, non ci credo ma non si sa mai, quindi noi ce lo mettiamo sempre. E dopodiché è finita? Un uomo innamorato è incompleto finché non si è sposato. Hai ragione, siamo proprio a rovinare. E comunque, noi donne siamo delicate. Piangiamo il giorno del nostro matrimonio. E noi piangiamo dopo. La mia sentenza è caduta, Nino, sposi da qui presente, felicetta. Condannata all'ergastolo. Così deciso, la seduta è tolta. Idonie! Purie! Signor giudice, col vostro permesso, io me ne gioia che si stanno rompendo le acque! Una via, un patrimonio che rappresenta un unicum culturale nel suo genere. Quali sono i valori e i messaggi che emergono da questo spettacolo? Beh, questa innanzitutto è la nostra tradizione, la tradizione dei paesi del nostro sud, di questa parte della Basilicata. Quindi è giusto offrire, condividere più che altro con gli ospiti che vengono qui quello che è il nostro patrimonio. Poi messo in chiave allegra, perché io mi sono chiesto quando ho iniziato a scrivere questo copione, il primo copione, perché ogni anno io cambio il copione. È un segno di rispetto che ho verso il pubblico, e mi sono chiesto quale la forma. Allora ho detto ma sì, andiamo sull'allegro, sulla commedia, e quindi ad esempio adesso ci sta la scena del morto in coda, che è tutta esilarante, ci sta un travestie, quindi è bello, però partendo dal senso del sacro che anticipa, come dice Soderblom, l'idea della divinità, e quindi che realizza un qualche cosa che è eminentemente sacro, ma anche accomunante delle varie comunità e di coloro che vengono qui. Ecco, quest'anno siamo partiti dopo gli anni di Covid, l'anno scorso anche un poco, però quest'anno diciamo che è la ripartenza, e speriamo di avere molta molta gente. Anzi, vi invitiamo a venire a Colobraro e a condividere con noi, oltre a visitare gli altri eventi che presenti nella nostra bella e ricca regione.
Appuntamento dunque a Colobraro ogni venerdì di agosto fino al primo venerdì di settembre e poi tutte le domeniche di agosto con la notte di rituali magici.